Effetto vincita, okay. Dopo un anno passato certo. A insultarti e a raccontare le tue gesta. Allora, gentili ascoltatori, sono Di Pre, Andrea Di Pre, sono qui nel tempio nel tempio della comunicazione italiana. Ecco, è il massimo. È il massimo, certo. Ci sono concrezioni saline. Vedi le concrezioni. Allora, parte. Io penso davvero che il trio Medusa incarni dei valori ormai scomparsi. Tipo? Facci ridere perché dacci un valore scomparso. No, nella il brigantaggio, la lira, il signoraggio. E comunque oggi sono qui il D-Day, mi piace per il ritardo, ma che bello. Veramente il traffico romano è identico a quello milanese, perché sì, mi fa forse così. È peggio, guarda. Io ho fatto male i calcoli, eppure sono abituato a frequentare Roma. Sono qui comunque e con voi so che vogliamo decretare. Sì, il vincitore del D-Premio. Il vincitore, colui che ha impugnato i problemi e le magie dell'arte. Andrea, ma che cazzo stai facendo? Ma cosa ne scrivi? Se riesci a capire niente. Ecco, chiedo al trio però di ammettere al concorso anche gli stranieri. Sì, vabbè, sì, ma c'è, lo faremo. Abbiamo un'ora avanti, quindi figurati di quante cose possiamo parlare. Però in tanti ci domandano com'è andata la serata di ieri sera. Quella che no, ha portato questo. Ma no, anche lì c'è un equivoco. Ero in un salotto culturale. Sì. Ma che cosa? Aspetta un attimo, traduciamo. Locale per scambisti. No, no, dove si parlava di arte e vita, io citavo i miei artisti. Ecco, soltanto che dopo ho finito le tre e sono partito. E niente, comunque sono qui. Tanto sapevo che oggi durava più il programma, quindi... Senti, per fortuna. Grazie per essere venuto. La considerazione che facciamo subito è: per fortuna il trio Medusa e Andrea Di Pre sono nati in Italia, altrimenti ci dobbiamo trovare un lavoro. Tu capisci? Ti rendi conto? Già il termine lavoro mi crea l'irritazione. Ecco. Allora, Andrea Di Pre, naturalmente avete capito benissimo, insomma, di chi stiamo parlando, chi è il nostro ospite, ma magari c'è qualcuno che non conosce bene la tua storia o come si è evoluta la tua carriera. Ecco, alle 9:20 allora, gli ascoltatori in ogni tua intervista tu inizi sempre con... Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre, sono qui con uno degli artisti più importanti sui quali investire, cioè sono tutti importanti, però il discorso è questo, mi chiedeva chi sono, io sono Andrea Di Pre, sono un avvocato, anche se... È un critico d'arte. Vabbè, però, un avvocato, però è un critico d'arte. Il critico d'arte è colui che introduce dei concetti con forza. Io, per esempio, nell'arte ho introdotto il concetto di opera d'arte mobile. Sì. Il primo al mondo a farlo. Il primo al mondo, è vero. Che sarebbe in parole povere... Che è l'essere di sesso femminile, sì, da me individuato come opera d'arte che si muove. Vabbè, certo. No, sì. Si dici... Oh, io non ci ho capito un cazzo. Te lo dico io. L'opera d'arte femminile che passeggia, questo è il termine esatto. Ma prima di ogni cosa sentiamo appunto la presentazione e la scheda che ha fatto Andrea Prevignano. Andrea Di Pre, di professione avvocato e critico d'arte, nasce a Tione di Trento nel 1974. 24enne si butta in politica passando da sinistra a destra con una parabola iniziata nella Margherita e finita nella Lega Nord all'inizio degli anni 2000. Qualcuno dice di lui integralista cattolico, lui ama definirsi uomo del confronto. Certo è che di contrasti e provocazioni la carriera di Di Pre è piena. Dalla rubrica Vita in Diocesi sulla televisione TCA Trentino TV all'intervista con la pornatrice italiana Lea Di Leo passano una quindicina d'anni, durante i quali emula intemperanze e tic di Sgarbi, snocciola la sua arte critica sull'emittente La 9 accompagnato da modelle in déshabillé, occupa due canali Sky, di Pre TV Sky 865 e 916, minaccia di ributtarsi in politica per trasformare l'utopia, l'ideale, il sogno, il fatto in realtà, apre un misterioso Di Pre Museum a New York, insulta un serafico Achille Bonito Oliva a Mi Manda Rai 3 e soprattutto si dedica su ricompensa secondo apposito listino ai talenti artistici sommersi della provincia. Il web rimbalza i suoi lunari incontri con sedicenti artisti borderline come l'iracondo Fabrizio Spagnolo. Giari. Lascia a te l'ultimo saluto che ci sta. Vaffanculo. Va bene. L'erotomane Giacomo De Michelis. 69. La complottista Sara Kennedy e alcune figure della TV privata pruriginosa come Paola e Patrizia Poliseno, Franca Cody, Noemi Blonde e addirittura la pornostar americana Sasha Grey. Tutti o quasi intervistati da un Di Pre spiaggiato come un cetaceo su un divano, la palpebra esausta. Tutti o quasi gratificati dai suoi apprezzamenti aulici. Un monarca assoluto della poesia pittorica. I suoi detrattori dicono trash televisivo ai danni di personaggi ai margini. I suoi sostenitori dicono meme per i cultori dei tormentoni virali in rete. Ma la domanda è: e se domani un paniccia fosse quotato più di Jeff Koons?
Yes, es la dud. Ragazzi, la domanda, già, la domanda è questa. È una scheda perfetta, devo dire, solo un'osservazione. La politica, il sistema è così corrotto che tanto vale tranne vantaggio. Quindi io non mi riconosco più in nessun partito, li ho visti tutti, quindi posso dire che certo ci vorrebbe la fratellanza cosmica delle Poliseno. Capirete che siamo leggermente distratti, perché per Andrea non c'è un'onda e un fuori onda. Ce l'ha insegnato lui, è la famosa TV Verité. Questa è Radio Verité. Pensate che lui propone, nella Radio Verité il microfono sempre aperto, pure quando va la musica, per far sentire retroscena. Io vi assicuro che qui il Trio Medusa è realmente, cioè, è troppo eversivo, e fa bene essere così. Eversivo. Ma un modo, cioè, alle forze dell'ordine l'ascolto. È un modo, sta scherzando. Cioè, non è che proprio stiamo qui a feticcio, magari sì. Senti, i nostri ascoltatori sono impazziti dall'idea di poterti fare delle domande. Più tardi te le faranno live, però ce n'è una che te la vorremmo chiedere adesso. Luca da Roma ci chiede di chiederti se ti senti il nuovo Massimo Marino. Tu sai chi è Massimo Marino? Ah, sì, Massimo Marino conosco, mi sembra che sia qui nella capitale, sì. Giusto, che lo ammiro, lo rispetto. Dopo è chiaro che il mio, cioè, quando io incontro una Venere moderna, non è tanto un incontro così legato alla promozione di un locale, è proprio un'identificazione con l'arte. Quindi faccio un esempio: se una sexy star arriva nel mio programma, che da me è scelta, diventa non più sexy star ma opera d'arte mobile. Cioè, perché diverso, se te a sceglierle, cioè non sono loro che pagano e vengono in certo, onda. Che ingenuo, fa anche i provini. Hai capito. Guarda, si comincia così, si finisce presidente del consiglio. Caro Andreuccio, ci dobbiamo fermare un attimo, poi ti volevamo chiedere però due cose importanti, perché su una cosa io almeno sono d'accordo con te, cioè chi decide che un paniccia vale di meno, certo, artisticamente di un dei palloni di Jeff Koons. Allora, questa è la prima domanda. Tanto ci pensi che c'è la pubblicità. La seconda domanda è, l'ho dimenticata, quindi chiedetemi quello che volete senza nessuna censura, sì. E anche il pubblico chieda quello che vuole, anche chi è contro, certo, non c'è ma problema, certo, microfoni aperti, quello non c'è problema. Questa è Radio Verité. Allora, rapidamente, cosa decide, cosa è buono e cosa è cattivo? Solo la fama, la fama. Secondo me Paniccia è realmente l'artista italiano più famoso del contemporaneo, ma è la verità questa. Qualcuno ha detto che la mia sarebbe arte non ufficiale. Mi devono spiegare questi signori che cos'è l'arte ufficiale. Diciamo questo: Paniccia ha sottoposto, lei di tenere una passione insaziabile per l'arte, è un artista purissimo. Però non dimenticate che Di Pre, c'è sottoscritto, si sta occupando adesso anche di fenomeni sociali. Esiste il Di Pre per il sociale, il Di Pre per l'arte, per lei. Di Pre Museum, del quale bravo, ti chiederemo dopo. E anche il Di Pre per il sacro. Esatto. Ecco. No, Di Pre per il sacro no, oggi no. Sì. Si dici? Sbiriguda. Esatto. La cosa che ti voglio chiedere, la seconda domanda che mi sono ricordata, appunto, è: dov'è il Di Pre Museum a New York? Allora, ce lo dici tu. Ci vediamo un attimo, torniamo subito. Ogni mattina mi sveglio alle 6, poi alle 7 attacco Radio DJ con Mastro Iani e Prepignano. Ascolto Trio che parla in romano. Sei d'accordo con l'affermazione di Frank Rochard che l'esattezza è letteratura? Sei d'accordo? Sono d'accordo su... l'esattezza, diciamo che rientra... Comunque sei d'accordo, sì, in orientativo. No, perché l'ho appena inventato. No, no, ma era un tono della frase. No, no, vedi che nel treno non sono cascato. Perché, ecco, stava là. Ragazzi. Vogliamo un'altra esattezza. Ne ho viste di cose ormai, ho visto cose. Da te ci aspettiamo un'altra esattezza, quella nello scegliere fra tutti i protagonisti del tuo programma il migliore. Noi abbiamo fatto un po' un escurso durante l'anno. Sì, ne abbiamo sentiti tanti. Abbiamo sentiti tantissimi. Ne abbiamo scelti qualcuno, tu devi scegliere tra questi il top. Il top. Allora, ecco, quindi diciamo questo: il concorso si limita all'Italia, evitiamo il discorso internazionale. Sì, no, perché, non... questo, ecco. Tu hai promesso a Sasha Grey che avrebbe vinto. Allora, perché da prima che ci continui a dire. Avevo promesso un qualche previo, ecco. Quindi, no, vabbè. Scusami, è rimasta lì pure la domanda: dov'è il Di Pre Museum a New York? Allora, il Di Pre Museum a New York ha una sua collocazione privata. Però dico agli amici che fossero in America, sì, l'ultima settimana di luglio, gli ultimi 10 giorni, vedranno, ci sarò però dalla parte opposta, a Malibu,
per una estemporanea del Dipre Museum all'aperto. Per strada, per donne in bikini sulla spiaggia. Certo, scusami, opere d'arte mobili come se piovesse. Dillo dov'è il Dipre Museum a New York, dillo. Allora, dillo. Io... Non di la verità, perché no, noi ce allora, l'hai detto. Io ho un cugino, no, attenzione, ho un cugino che è a casa di suo cugino, mio cugino, è la storia del cugino. Quanto mi piace, state rovinando. No, scherzo, no, ma il cugino certo è attrezzato, il museo. C'è un paniccia, ci sono diverse cose, però è privato ancora, non è che bisogna prenotare per vederlo. No, c'è il rischio furti, lì bisogna stare molto attenti. Il problema è che noi volevamo venire a visitarlo. No, ma per voi non ci sono problemi, basta saperlo prima, perché perché se no il cugino non è a casa. Torniamo al conto. Contest. Abbiamo quattro personaggi da sottoporti. Tu dovrai scegliere l'artista degli artisti. È una scelta difficile, però ecco. Allora, cominciamo con Giuseppe Simone. Giuseppe Simone. Chiamatelo. No, cominciamo con Giuseppe Simone. Io vorrei dire questo: a queste attrici che lavorano nel mondo del cinema, come si chiama? A luci rosse. Voglio dire solo questo. Cioè, a me non me la danno. Ecco. Giuseppe Simone, il tuo incontro con Giuseppe Simone è recentissimo e è quello che ha colpito molti. Allora, certamente Giuseppe Simone rientra nel di pre per il sociale, quindi non è nell'arte, questo lo diciamo perché altrimenti sembra che tutto sia arte. Tutto ecco. Quanto, certo. Non è arte, però è un sociologo Simone. Cos'è? È un sociologo della strada e della strada. Vita quotidiana. Ah, è un sociologo. È un cantore dei nostri tempi. Lui così ha questa fissazione costante per il basico istinto, per la seduzione femminile. Sì. Certo. E quindi Simone potrebbe essere il vincitore. Potrebbe essere. Però andiamo adesso da un artista vero, il signor Armato. Quest'opera che hai creato, come si intitola? Questo è praticamente dedicato un po' a patrimonio dell'UNESCO comunque. Come si intitola l'opera, Vincenzo? Ah, il titolo dell'opera si intitola Il cazzo, patrimonio dell'UNESCO. Ecco, per rimanere in tema. Ma... Te la ricordi l'opera? Sì, certo. Sì. Allora, Vincenzo Armato è un artista siciliano, mi sembra trapanese, che è geniale perché lui riporta alcune immagini iconoclaste, come può essere appunto quest'opera che ricorda. Non ricordo. Però di fatto è un genio anche lui. È difficile, è uno scontro fra titani oggi. Per il D-Day, Dipre contro tutti, che non sta deludendo le attese di nessuno. Bene, è in grandissima forma. Io poi mi prenderò il numero di telefono del cugino per andare al Dipre Museum di New York. Ci porti i bambini perché la cultura è importante. È importante. Troverete opere di Paniccia, De Michelis, Spaggiari, Bici da Cera e altri artisti che siamo per sotto. Abbiamo fatto già sentire Armato e Simone. Ora ti facciamo ascoltare il grande cantante Pirozzi. Te lo ricordi, Pirozzi? Gianluca Pirozzi. Bravo, senti come canta. Camminano su di una canna di un fucile spianato. L'ombra era dell'arte, il principio della loro ribellione. Ora il cane era un featuring imprevisto. No, è la TV Verité. Non ne poteva più, povero cane. Questo cane, dov'era? Ricordo un po' la corrida quando abbaiavano. Esatto, è entrato a tempo. Ma spesso, perché dovete sapere, amici del Trio Medusa, che io entro proprio nelle case di questi artisti. No, ma è quello, non è che vengo in uno studio. Qualche bambagioso compagno di giochi, che può essere un gatto o un cane, certo, lo troviamo. Certo, che disturba anche tante volte. E poi i nastri costano, e quindi... Ma io non rifacciamo mai. No, TV Verité. E poi c'è l'ultimo file che ci chiedono in tanti. Quello che ha dato origine al nostro saluto ormai, esatto, il saluto che è di tutti noi. Sì. L'alieno clone Popinov. Umani, se non vi comportate bene, vi tagliamo le palle. Arepo, tenet, opera, rotas. Yes, es la allora, questo merita un discorso particolare, perché le sorelle Poliseno, che sono loro che creano Yeses Ladud, che poi sarebbe provenire da una civiltà antica o forse extraterrestre, meritano un discorso a parte, perché loro sono nel Dipre per il mistero ormai quasi. C'è sezione mistero. C'è Dipre Poliseno, diciamo. Esatto. È un po' come la piattaforma di Sky Conforce. C'hai un bouquet. Ilia Popinov mi ha un po' straordinario, mi ha deluso perché nell'ultima non ha più voluto... No.
fare l'alieno, cioè, restarsi. Non è più clone. Ed era molto seccato. Ha aggiunto delle vocali a clone. La gente l'ha preso in giro per strada. No, vabbè, sai, esiste una cosa che si chiama dignità. Che un rigurgito. Però, nonostante. Però abbiamo già pronto un secondo. Certo, po- clone. Un clone. Allora, abbiamo, tocca a scegliere. Abbiamo qualche amico all'ascolto? Non, perché a monitor non vediamo il nome. Daniele da Roma. Daniele da Roma che ti vuole fare una domanda. Poi ci dovrei dire il vincitore. Certo, adesso tu ti prendi il tempo delle telefonate per pensarci e poi decretiamo il vincitore. Dopo il dito, proprio ultima cosa. Dopo il dito. Allora, Daniele, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. La tua domanda per Andrea Di Pre. Allora, all'avvocato Di Pre io vorrei chiedere, con lo spread a questi livelli, con la situazione politica che volge in questo modo, con la gente che si comporta sempre un po' come se fosse Antani, perché no, anche con una supercazzola prematurata con il capellano sì, in testa. Certo, Daniele. Certo. E su quale artista con un certo effetto apotropaico potremmo puntare per scongiurare tutta questa congiuntura? Bella domanda, beh, grazie Daniele, grazie davvero. Intanto Daniele, complimenti, complimenti per il tuo linguaggio. Dimostri, denoti sicuramente che sai muoverti con piglio deciso e risoluto, certo, all'interno sì, della lingua italiana. Esatta, sì. Esatta. Ma ovviamente il consiglio mio è di puntare sulla triade, sul tridente, sì, Paniccia, sono. De Michelis, Spaggiari, in assoluto, che equivalgono a Michelangelo e Leonardo Raffaello del passato. Perfetto, incita, perché questa è strepitosa, cioè opere come il culo della Marini, opera De Michelis. Guardate che quando Paniccia se n'è andato nel novembre dell'anno scorso, sì, ha chiamato le pompe funebri, le ha chiamate il mondo, sì, perché sì, è talmente, ecco, talmente importante, cioè, sì, sì. Però penso che mentre Paniccia, sono sicuro che se ne sia andato, non ho più notizie da tempo né di De Michelis né di Spaggiari. No, beh, anche loro, quale dei due, Franceschino Lancia? Spaggiari anche è passato. Andrea, ma niente portarsi sfida. No. Sfattiamo questo, qualcuno era preoccupato. Non ci sono ancora notizie certe di questo, però di fatto erano molto anziani, anche bisogna capire questo. Però a Daniele dico, investi su questi tre nomi, oppure su nomi minori che puoi trovare sui tre canali di YouTube dove trasmetto. Certo. O su Sky. Allora, è arrivato il momento però della scelta, alle 9.52, dopo un anno di Di Premium, chi secondo te, Andrea Di Pre, merita il titolo di vincitore del concorso? Vincenzo Armato, Giuseppe Simone, Gianluca Pirozzi o Ilia Popinov? Dai, allora, hai tempo per ragionare. Ecco, posso chiedere solo questo, siccome sì, voi capite che è un momento ho anche dei rapporti diplomatici, certo, io sono un ex democristiano, quindi devo anche quindi, certo. Ti stai giostrando già, ecco. Tutti e quattro? Allora, tutti e quattro o no, dai. Due, dicene due. No, ecco, esatto, sì, allora sicuramente per l'arte vince Popinov. Bravo Popinov. Ecco. Che vuol dire, che vuol dire Poliseno, eh? Poliseno, quindi, certo. Quindi Paolo e Patrizia, il premio è per vi voi, arriva. È vostro, certo. Anche perché è grosso Popinov. Ecco. Quindi, quindi yes, yes, la dude, per voi avete vinto. Yes, ecco. Yes, la dude. Complimenti. Ecco. Mentre nella sezione per il sociale, sì, vince sicuramente Giuseppe Simone, sì, in assoluto. Giuseppe, ti meriti questo grande premio. Te lo premio. Meriti. Fine. Sì. Ah, no, pensavo che ci fosse una cosa. Questa pausa è stata meravigliosa. Andrea, grazie mille per essere stato con noi. Ci dicono che c'è un appuntamento live con te a un festival qui a Roma. Quando? Sabato? Immagino che sia un festival d'arte. Festival d'arte? Ricordo Love Lab. Beh, vabbè, io sono ospite, ma non è che... Cioè, comunque, salone dell'erotismo, mi dicono qui, comunque... Lo scopre adesso. Il salone d'arte dell'erotismo. Vediamo se ci sarà qualche... Che opera d'arte mobile, sì, sarà pieno, immagino, tipo IKEA. Comunque, Trio Medusa, complimenti a voi, veramente un grande onore essere qui. E voi siete nella storia e nella critica d'arte, nel ben impaginato libro. Complimenti, dici, sì, Massimiliano. Supercazzola prematurata. Grazie, Andrea, grazie mille. Appuntamento domani per l'ultima puntata di Chiamate Roma 3131. Buona giornata da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Ciao, ciao, domani.